Temptation Island, Antonio si avvicina alle tentatrici Saretta ma prende un palo. Incredibile ma vero, il fidanzato di Titti della puntata di Temptation Island di stasera, martedì 15 ottobre, ha preso un palo grande quanto una casa. A darglielo è stata la tentatrice Saretta che, trovandosi davanti due proposte diverse per passare un'intera giornata insieme al fidanzato di Titti, ha invece colto l'occasione, rifiutando entrambe le proposte, per dire a lui che oltre ad un'amicizia tra loro non ci potrà mai essere più niente. Un colpo di scena davvero clamoroso che è stato osservato dalla fidanzata, attraverso i pinnettu dell'altro villaggio, e alle uniche due compagne di viaggio ancora rimaste nel villaggio, Federica e Milly. Inutile dire che Titti ha gongolato per la situazione e non poco. Saretta chiude ogni possibilità con Antonio. C'è rimasto proprio male il fidanzato di Titti sentendo le parole della tentatrice, perché a suo dire non se l'aspettava. In realtà, come ha fatto notare proprio Titti dall'altro villaggio, ma anche le sue compagne di avventura Federica e Milly, l'unico a non accorgersi dell'interesse non ricambiato della tentatrice era stato proprio lui. Surreale il dialogo di stasera tra la tentatrice di Temptation Island e il fidanzato, ma non suo, con lei che gli diceva di non provare nulla oltre ad un'amicizia e lui che quasi la pregava dicendole che avrebbe voluto costruire qualcosa e farla diventare addirittura la sua nuova fidanzata. Pessima figura dunque per il concorrente napoletano. Cos'è successo stasera a Temptation Island? Mentre Titti, dopo tutto quello che ha passato, sembra nella fase della rinascita, grazie anche al singolo Edoardo, il suo fidanzato sembra ormai totalmente preso dalla tentatrice. Peccato che Saretta di lui non ne voglia sapere niente, oltre all'amicizia, e lui deve accontentarsi di un due di picche grande quanto una casa. E il karma esiste, parola di Titti. Quest'ultima ha però deciso di chiamare un falò di confronto anticipato. Il motivo? Ormai pensa davvero di aver visto tutto quello che poteva accadere e preferisce mettere un punto a questa dolorosa situazione. Come reagirà Antonio alla richiesta di falò anticipato? Per scoprirlo non resta che aspettare martedì prossimo.